Ciao bambini, ciao bambine. Oggi vi presento il libro Una rana nel lavandino di Alessandra Sala, illustrato da Elisa Enedino per Coccole Books. Ne leggiamo un pezzetto insieme. Puà, che schifo! A Mirko non piaceva proprio lavarsi i denti, né gli piacevano i gusti dei dentifrici. Fragola, albicocca, caramello. Ma possibile che devono avere dei sapori così disgustosi? E così ogni giorno, proprio perché era obbligato, faceva finta di lavarsi i denti, impiastricciando il lavandino di dentifricio. Ma i genitori, si sa, non sono poi così tonti da non capire. E così ogni giorno era un litigio. Se non ti lavi i denti, non vedi cartoni animati. Oltre a mamma e papà, poi ci si era messo anche il dentista. Se non li spazzoli almeno 3 volte al giorno, cioè dopo ogni pasto, ti vengono delle belle carie che bucheranno tutti i tuoi dentini. E così, a Mirko, oltre all'avversione per lo spazzolino e il dentifricio, era venuto anche un odio profondo per le carie. Una notte sognò che minuscoli omini muniti di trapani elettrici costruivano proprio nei suoi denti passaggi a livello e lunghe gallerie in cui passavano i treni ad alta velocità. A Mirko i treni Frecciarossa erano sempre piaciuti, ma vederli entrare nei propri denti è un'altra storia. Per fortuna al mattino, guardandosi allo specchio, scoprì che nella sua bocca non v'erano né binari né gallerie e che il treno Italo, il suo preferito, lo poteva incontrare solo in stazione. Nonostante lo spavento per il brutto sogno, Mirko prese in mano lo spazzolino, lo girò e rigirò tra le dita, lo spalmò di un velo di dentifricio al lampone, lo infilò in bocca e senza neanche far finta di sfregare, con una bella sputacchiata al lampone, puà, c'entrò in pieno il lavandino. Il lavandino, così pensava. Uno strano verso, una specie di rimbombò nel sifone e poi un esserino viscido e verdognolo saltò sulla sua faccia. Ehi, ma che roba è? Mamma! Gridò Mirko spaventato. La mamma, sentendolo urlare, piombò in bagno tutta spettinata in pigiamone a righe extra large e con la faccia coperta di crema biologica all'albicocca, ultima novità contro le rughe. Perché urli? «C'è un orribile mostro verde!» La madre guardò sorpresa il figlio, poi sbirciò ovunque senza trovare niente di strano. «Qui non c'è nulla, tranne i resti del tuo dentifricio!» E borbottando lasciò il bambino solo. «Solo? Beh, non proprio!» Dopo un secondo l'esserino verde, che si era tuffato nel sifone, con un salto sbucò di nuovo fuori e gracidando. «Ma cosa sei?» borbottò Mirko appoggiando la faccia al lavabo per fissare bene il nuovo arrivato. L'esserino spalancò gli occhi e con una zampetta si grattò il muso. «Un dinosauro centrifugato!» borbottò l'esserino. «Noi bambini riusciamo a parlare con animali e oggetti, tu chiaramente fai parte di una sottospecie che fa solo versi!» «Tu sei una sottospecie!» «Eh?» «Ha parlato? Ma allora sei capace?» «Beh, pensi che sia così difficile? Se hai imparato tu, perché non posso avere imparato anch'io?» «Accidenti, come sei permaloso! Mica volevo offenderti!» «Non volevi offendermi, ma mi hai definito sottospecie!» «E va bene, scusa, ma cosa sei?» «Una rana! Sei così intelligente, non l'hai ancora capito?» «Una rana! Cosa ci fai nel mio lavandino?» «A volte me lo chiedo anch'io.» «Allora?» «Ci sono dei bambini che si innamorano degli animali, ma il loro amore dura molto poco. Quando l'amore finisce pensano bene di sbarazzarsi di cani, pesci, tartarughe. I cani li abbandonano per la strada, le tartarughe nei laghetti, i pesci dove capita. E le rane?» «Nel water, o come è successo a me, nel lavandino.» «Accidenti, non l'avevo mai sentito.» «A noi povere rane ce ne fanno di tutti i colori. C'è chi ci frigge, c'è chi ci acchiappa per strapparci le zampette o per studiarci, e chi adora schiacciarci contro il muro.» «Mi dispiace, io non farei mai una cosa del genere.» «Infatti, mi hai fatto solo ingrassare col dentifricio.» «Ma le rane mangiano il dentifricio?» «Non credo, ma tu me lo hai sparato dentro il sifone e come potevo non assaggiarlo?» «E ti piace?» «Moltissimo,
Puh, che gusti, borbottò Mirko storcendo la bocca. Se volete sapere come va a finire questa storia divertente della rana e di Mirko, dovete leggere Una rana nel lavandino di Alessandra Sala, illustrato da Elisa Nedino per Coccole Books.